Prima di tutto voglio mostrarvi a schermo quella che è stata una delle mie sbustate da 10 bustine. Mamma mia, dici apri 10 bustine, potrei trovare di tutto e di più. Insomma, dai, vabbè, possiamo non lamentarci in realtà. Poteva anche andare peggio, però avevo la clip, ve la volevo mettere all'inizio e quindi l'ho fatto. Andiamo avanti. Ho visto che anche voi siete dei maledetti. Ho visto che anche voi avete iniziato a giocare dopo aver scaricato Pokémon Pocket. Ho visto che non sono l'unico caduto all'interno di questa tentazione. Questo mi fa estremamente piacere. Mi sento più a mio agio con me stesso. Però ho anche visto che ci sono veramente degli account che sono super rigati. Non credo che sia una leggenda questa. Un mio amico ieri sera ha scaricato Pokémon Pocket per la prima volta e alla terza busta ha trovato il Charizard Gold che ha una probabilità di uscita dello 0,00210, una roba del genere. E stamattina mi ha mandato uno screen del Pikachu Gold che ha la stessa probabilità. Io neanche a dirvelo, non solo non li ho nemmeno mai visti, ma non li ho mai visti nemmeno nella loro versione meno forte rispetto a quella Gold, meno rara. Però va bene, questo è un altro discorso. Io non ho ancora trovato Lapras, tra le altre cose. Non sono ancora riuscito a trovare Lapras dell'evento. E praticamente l'evento l'ho finito quasi. Ho aperto una ventina di bustine, non è mai venuto fuori. Sempre con il mio amico, alla quarta bustina, ieri sera, ha trovato Lapras. Inizio a pensare che la fortuna sia un concetto abbastanza soggettivo, diciamo così, all'interno di questo gioco. Però ieri tanti commenti. Tanti mi piace, tante visualizzazioni, quindi vi chiedo di fare la stessa cosa anche a questo video. E mi avete chiesto, facci vedere la collezione, facci vedere i mazzi, fai un po' di gameplay e quindi va benissimo. Eccomi qua, sono disponibile. Mettetevi comodi. Questo è il mio account. Ora sono a livello 16, non ho la possibilità di aprire buste in questo momento, ho soltanto una Cressida, devo aspettare ancora un pochettino, ma nel negozio potrei andare a comprare un set di Clessidra. Sto aspettando un paio di buste negozi in più, si chiamano così, per riuscire a comprarne di più. Quindi adesso andiamo a fare magari un paio di lotte, dato che c'è l'evento in corso, però prima voglio farvi vedere la collezione e i mazzi. Quindi partiamo dalla collezione. Questa è la mia collezione. Questa è la sculata che ho fatto ieri sera, un bel Moltres EX. Questo qui è forte perché si gioca nel mazzo di Charizard. Ecco, fatemi sapere se volete vedere l'elenco dei mazzi più forti che si possono giocare in questo momento, con anche magari quelli un po' più budget, quelli un po' più facili da raggiungere. Se siete interessati possiamo fare anche un video di questo tipo. Ad ogni modo, Moltres EX si gioca all'interno di uno dei mazzi più forti del gioco fino adesso, appunto quello con Charizard, grazie alla danza infuocata che permette di ricaricare il lucertolone. Charmander. Questa è stata una delle prime carte che ho ottenuto, ne ho trovato un altro ieri sera, è molto molto bello. Mi piacerebbe giocare il mazzo di Charizard solo per giocare questo Charmander. Questo Gyarados che è molto figo come immagine, ma non è per niente forte. La carta è abbastanza scarsa, secondo me. Ho trovato ben tre di questi Lapras, non ho trovato quello EX nell'evento, ma tre di questi che non ce ne facciamo assolutamente niente, sì. Perfetto, ottimo, tutto come assolutamente previsto. E oggi invece ho trovato questo Alakazam, che mi sembra molto molto bello come immagine. Non so se è giocabile, anche se forse insieme a Hypno, che ho visto che Hypno è fastidioso con il discorso del potere Pokémon, potrebbe essere giocabile. Dei Cubone, dei Nidoqueen, dei Weezing, Dragonite, questo molto bello, tra l'altro molto forte. Secondo me Dragobolide come abilità è difficile settarlo e andare online con lui, però fa 200 danni suddivisi per tutti i Pokémon dell'avversario. Questa credo che sia la mia carta preferita fino ad oggi tra quelle che ho trovato in Pokémon Pocket, non per il livello, non per la forza, il potere, ma per l'immagine. Cioè, questa immagine, ragazzi, è giù di testa. Pidgeot che caccia Magikarp. Dai, di cosa stiamo parlando? Veramente qualcosa di altissimo livello. Poi Pidgeot, secondo me, è sempre un gran bel Pokémon. Meo, che ho in questa versione molto carina, tra l'altro, mi piace molto questa ambientazione e questo stile grafico di disegno. Mi piacerebbe trovarne un secondo perché c'è un mazzo in cui gioco Meo, il mazzo di Blastoise con Meo a supporto. Abbiamo questo Porygon che è molto scarso, però interessante dal punto di vista
dell'artwork, molto molto carino, devo dire la verità. Questo Snorlax è scarsissimo, però è fighissima l'idea dello Snorlax che blocca il passaggio, come in Pokémon Rosso, Blu e Giallo. A nord abbiamo Lavandonia, a sud abbiamo Fuxiapoli, e quindi abbiamo tutti i Pokémon che abitano da quelle parti che vorrebbero passare a qualche parte. C'è addirittura Bellsprout che ha una zampina sotto Snorlax, lui che dorme beato e blocca il passaggio. Interessantissimo come concept art. E poi abbiamo un po' di EX. Ho trovato Venusaur, ho trovato Blastoise, mi manca ovviamente Charizard, che è il mio preferito tra quelli. Ho trovato Articuno e Zapdos, ho trovato Gengar molto molto carino, devo dire la verità, non mi dispiace per niente. Guardate qua, che bello, molto molto bello. E poi abbiamo un po' di carte basilari, di quelle che contano meno, dai, le comuni, le non comuni, eccetera eccetera. Voglio andare un po' in fondo per mostrarvi quelle che sono state davvero le mie sbustate dell'evento di Lapras, non stavo scherzando. Ho trovato 12 Mankey, 7 Clefairy, siamo 19, 20 con Pikachu, 21 con Butterfree. Ho aperto 21 buste, di Lapras neanche l'ombra. Gente che ne ha 3, 4, ha aperto una decina di buste. Cosa vi devo dire? Il mio account ha deciso così. Per il resto, queste sono le carte all'interno della mia collezione. Per quanto riguarda i mazzi, invece, ne ho due principalmente che sto utilizzando. Mi piace molto il tipo acqua, mi è sempre piaciuto nei giochi, mi piace ancora di più in realtà all'interno del trading card game, perché credo che Misty sia una carta molto forte, anche se credo che sia una carta molto buggata pure quella, perché credo che non sia esattamente la possibilità del 50% sul coin flip del ramp delle energie. I due master che ho a disposizione in questo momento semi competitivi, che sono dei tier 1 e mezzo diciamo così, sono quello con Blastoise EX con Meo di supporto. Una strategia interessante, adesso vi faccio vedere tutti e due i mazzi all'interno del gameplay, molto simili per struttura perché stiamo parlando di tanti addestramenti, allenatori, aiuti eccetera eccetera, cambiano soltanto ovviamente i Pokémon, in questo caso linea evolutiva di Squirtle più un paio di Meo, invece nel caso del mazzo di Articuno e Greninja abbiamo la linea evolutiva di Froakie, abbiamo un paio di Articuno EX e abbiamo tutto il supporto che è praticamente lo stesso da quel punto di vista, cambiano bene o male soltanto i Pokémon. Quindi adesso andiamo a fare un paio di lotti di prova, così vi faccio vedere entrambe le strategie e andate a dirmi quelle che secondo voi sono quelle più interessanti. Abbiamo la sfida evento da fare, sono a quota 9 vittorie su 25 per raggiungere il prossimo rank e quindi andiamo a cercare l'avversario. Giochiamo la prima col mazzo di Greninja, che è quello che mi piace un po' di meno forse. Quello di Blastoise mi piace un pelo di più, però quello di Greninja è quello che ho giocato meno, quindi è quello che ultimamente sto cercando di approcciare con un po' più di frequenza. Abbiamo un ragazzo asiatico, probabilmente, dall'altra parte. Noi abbiamo le buste di Mewtwo. Allora, la strategia è semplice. Mettere Articuno in posizione attiva e nel frattempo riuscire a costruire la linea evolutiva di Froakie in panchina. In questo caso non abbiamo Froakie, quindi dobbiamo andare solo con Articuno. Abbiamo Misty in mano, che come primo turno non è per niente male perché possiamo rampare le energie, però come vi dicevo è abbastanza buggato. Ecco, in questo caso se dovessimo riuscire a fare doppia testa con Misty abbiamo già vinto la partita. Vediamo, proviamoci, proviamo a chiuderla rubando in questo modo. Croce, ovviamente non riusciamo a fare assolutamente nulla, quindi dobbiamo passare perché al primo turno non possiamo mettere energia. Misty fa sempre croce, è incredibile, è assurdo, si perdono delle partite sul lancio di dado che sono vergognose. Ok, lui dovrebbe giocare il mazzo di Blaine, Magma, Rapidash e quella roba lì. Il mio tappetino è decisamente meglio, io c'ho Mewtwo. Ok, Pokéball, va a prendere un basico, vediamo chi è andato a prendere. Growlithe, Vulpix, ok, un'energia su Vulpix, sta preparando Ninetales e ora tocca a noi. Sarebbe bello pescare o Froakie o Misty, nessuno dei due, ovviamente. Va bene, andiamo a cercare Froakie con la ricerca del professor Oak. Abbiamo Frogladier e Pokéball, che è tuttora per forza Froakie, perché gli Articuno sono entrambi sul terreno di gioco. Ecco qui Froakie, iniziamo a costruire la linea evolutiva, lo mettiamo in panchina, andiamo ad assegnare la prima energia all'Articuno, non possiamo fare altro, quindi fine turno. Perché ci serve costruire Froakie in panchina?
perché Greninja ha un potere Pokémon che è Acqua Lame, che ci permette di infliggere danni anche se è in panchina a 20 danni a un Pokémon dell'avversario. Quello attivo, uno in panchina, non ci interessa, non importa. Questa cosa qui permette di fare dei danni e basta. E quindi tra i danni dello Shuriken di Greninja e tra i danni di Bora, di Articuno EX, riusciamo a spazzare via tanti tanti nemici. Allora, abbiamo tutorato il secondo Froakie, mettiamolo in panchina, andiamo a snellire il mazzo, andiamoci dentro le carte un po' più interessanti, evolviamo il primo Froakie, assegniamo la seconda energia ad Articuno con cui possiamo spazzare via Magmar in teoria. Non ci riusciamo in questo turno. Può aver senso switchare. Vediamo. Tanto un aiuto ce l'abbiamo da utilizzare. Lui metterà Rapidash molto probabilmente. Esatto. Quindi noi andiamo di ala gelata. Vediamo se evolve Ninetales. Vulpix in Ninetales, ovviamente. In teoria siamo con il tipo avvantaggiato in questo matchup, quindi... Ecco, quando iniziano a pensare in questo modo, significa ogni tanto che non riprenderà mai più la lotta perché hanno capito di aver perso. E quindi noi dobbiamo aspettare qualche secondo. No, ok, si gioca. Mi era già capitato tante tante volte. 40 danni di criniera di fuoco? Me li accollo nel caso. Ok, 40 danni di criniera di fuoco. Bene. Ora il punto qual è? Che noi possiamo evolvere Flogadier. Ecco qui il nostro Greninja. Poi possiamo switchare il suo Pokémon nuovamente. E vediamo chi comparirà. Se Magmar... Ok, perfetto. Mi andavano bene entrambi. Perché ora noi con Acqualame andiamo a danneggiare Rapidash. E lo portiamo veramente a uno schioppo di tiro dalla morte. E poi con Articuno... Ah, ma non posso fare... Ah, sì, certo, non ho segnato l'energia. Con invece Bora posso fare kill su Magmar. Iniziare a danneggiare nuovamente Rapidash, portandolo veramente vicino alla morte, e iniziare a danneggiare anche Vulpix. Perché ora lui cosa farà? Probabilmente sacrificherà Rapidash, contro cui noi il prossimo turno potremo fare semplicemente l'abilità Pokémon di Greninja, metterlo KO senza attaccare e poi distruggere il suo Vulpix con la Bora. Diciamo che il doppio cambio sui suoi Pokémon è andato un po' a ridimensionare la strategia dell'avversario. Dovremmo essere molto avanti. Poi io ho visto che ci sono dei contropiedi in questo gioco che sono incredibili. Basta un aiuto forte con una moneta sbagliata e siamo a punte a capo. Ok, criniera di fuoco, altri 40 mi accollo e il nostro turno abbiamo vinto. Pozione, vabbè, gliela diamo, tanto poi vogliamo proprio stravincere, quindi facciamo anche Giovanni. Ok, andiamo con i nostri Shuriken su Rapidash, ucciso senza attaccare, e il povero Vulpix si prende qualcosa come 90 più 20, 110 danni. Poveraccio. Mi spiace Vulpix, non è personale, non assegniamo neanche energia perché siamo superiori. Alla prossima, grazie per aver giocato con noi. Vinto la prima. Questa è la strategia del mazzo di Articuno e Greninja. Articuno è la carta principale, Greninja è la carta di supporto. Spesso e volentieri non hai nemmeno necessità di giocarla, come avete visto. Poi puoi anche giocarla perché ha una possibilità di fare race pure lui, però Greninja sulla carta dovrebbe essere semplicemente la carta di supporto. Questo era il primo mazzo. Per quanto riguarda invece il mazzo di Meo e Blastoise, vi faccio vedere quella che è la strategia. Qui invece la strategia è opposta, perché la carta di supporto, come prima era Greninja, ora è Meo, ed è forte quando la usi come Pokémon attivo. Perché noi dobbiamo costruirci invece la panchina per riuscire a utilizzare Blastoise al suo meglio. Vediamo, se abbiamo Meo in prima mano siamo messi bene. Ok, abbiamo Meo. Tra l'altro abbiamo il Meo bello. Ok, iniziamo la lotta. Perché si gioca Meo? Qual è la peculiarità di Meo? Ok, Caterpied Ratini. Meo utilizza Giorno Paga. Giorno Paga è un attacco che con soltanto un'energia ti permette di pescare una carta. Quindi andare a snellire il mazzo, ovviamente. Abbiamo due Wartortle, un po' sfortunati da questo punto di vista, sì. Servirebbe pescare Squirtle adesso. Ok, lui va di Pokéball, cosa fa? Ah, beh, mica male.
Abbiamo pescato ovviamente la carta che non ci serviva, ma va bene così. Allora, noi potremmo switchare un suo Pokémon. Potrebbe aver senso, forse sì, così andiamo a impedire a Caterpie di fare trova amico e andare a tutorare dei Pokémon. Andiamo di giorno paga, quindi peschiamo una carta, speriamo o Pokéball o Squirtle. Meo, quando si incastrano male le cose è ovviamente così. La mia volontà è trovare degli Starmie, tra l'altro, perché Starmie è molto molto forte, credo che sia una delle carte più forti del gioco per punti vita, per ritirata, per... pazzesco. Non riusciamo a trovare Squirtle. Per attacco e tutto quanto. Sì, posso assegnare energia, c'hai ragione anche te. Assegneremo a Meo. Il prossimo Meo potrà attaccare. Incredibile non aver trovato Squirtle, eh? Pokéball, ok. Abbiamo tutorato Squirtle virtualmente, però siamo un po' in ritardo. Per fortuna che c'è Misty, però Misty poi deve fare dei testa. Cioè diventa complicato. Lui sta preparando il suo Dratini in panchina, eh? Vedete che lo sta iniziando a preparare. Vuole farci un Dragobolide. Allora, andiamo di Pokéball. Tiriamo fuori il nostro Squirtle. Eccolo qua. Squirtle. Adesso dobbiamo sperare che Misty ci faccia almeno una testa. Ciao. Eccoci qua. Questa è la mia vita. Misty, lancio la moneta. Croce, sempre. Che palle. Va bene, non siamo ancora morti. Abbiamo ancora delle possibilità. Pozione fa abbastanza schifo. Servirebbe un altro Misty. Servirebbe anche sculare, perché ho paura che il suo Dragonite possa farci male. Squirtle alla buon'ora. Vabbè, ti mettiamo in panchina. È un po' un problema però adesso, eh? Segniamo l'energia Wartaltor, che non deve morire sul Dragobolide. La carta aiuto è meglio non usarla, perché sennò ci spiazza Dragonite in faccia e ci ammazza. Quindi meglio di no. Ok. Allora, dobbiamo resistere su Wartaltor, che diventerà Blastoise in questo turno. Se non ci muore, abbiamo ancora delle chance. Se ci muore, è un bel casino. Mi conviene switchare in il suo Dragonite, così ci facciamo uccidere il Meo. No, ma però non cambia niente. Però sì, ci conviene fargli andare il suo Dragonite. Quindi ci conviene fare Sabrina. Lui immagino metterà Dragonite. Ok, noi peschiamo. Ci serve che Misty faccia almeno un più. Almeno uno. E che non muoia Blastoise con 200 danni. Questi sono i due incastri per farci vincere la partita. Ok, potere Pokémon di Butterfly qual è? Vabbè, poco ci cambia. Ok, non è morto niente. Ok, questo è il momento catartico. Almeno un testa, uno. Cioè, è il terzo o il quarto Misty, abbiamo fatto zero. Oh, sì, dovremmo aver vinto. Beh, ovviamente quando ne serve solo una, poi diventa mille. Allora, possiamo fare... possiamo fare così. Vabbè, una bella pozione su Blastoise ci sta. Poi possiamo fare velocità X per sostituire Meo gratis. Ritirata. Andiamo sul nostro Blastoise. Che cosa succede? Blastoise ha idrobazooka e costa 3 energie. Noi ne abbiamo 5. Quando hai almeno 2 energie in più fa 60 danni extra. Quindi sono 160 dritti one hit KO su Dragonite. Grazie mille per aver giocato insieme a noi. Un punto. E ora dobbiamo semplicemente riuscire ad abbattere quelli che sembrano essere dei Pokémon
non particolarmente ostici, in teoria. In teoria. Vediamo se anche lui scula. No, non ha sculato. Ok. Va bene, puoi curarlo, tanto non credo che farà differenza. Il tuo avversario ha abbandonato la partita. E abbiamo vinto per abbandono. Abbiamo anche abbastanza sfigato in realtà all'interno di questa partita, però il Master è riuscito a mantenere la sua struttura, a portarci avanti grazie a un Misty che abbiamo lanciato, che ha fatto un ramp di 1 e siamo riusciti a vincere. Quindi tutte e due le partite che abbiamo portato sul canale con tutti e due i Masti sono state delle vittorie. Questa è cosa buona e giusta. Siamo a quota 11 vittorie. E niente ragazzi, questo è il mio Cardex, ve lo faccio vedere alla veloce mentre andiamo in conclusione del video. Spero che sia stato istruttivo, divertente, spero che abbiate imparato qualcosa. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un'iscrizione a questo canale, un commento, fatemi sapere se volete anche l'analisi dei mazzi tier che ci sono in questo momento. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.